Buonasera a tutti, benvenuti alle Scienze in un bicchiere. Mentre vi viene passato il bicchiere per darvi il benvenuto, vi presento il relatore di questa sera, che è il dottor Michele Liguori. Ha sostituito il relatore che era stato previsto, Nicola Bartolo, che ha avuto dei problemi di salute. Però abbiamo mantenuto lo stesso argomento, infatti anche il dottor Liguori è un astrofisico che collabora alla missione Planck, un esperimento europeo, un satellite che ha studiato la radiazione cosmica di fondo. Adesso ti spiegherò, lascerò a lui la parola per spiegarci di che cosa si tratta e quali informazioni ci ha dato sul nostro universo. Grazie di essere venuto, intanto ti lascio subito la parola. Grazie a voi. Bene, allora cominciamo. Come dice il titolo, di 40 minuti parlerò un po' di quelli che sono i dati, le misure, le informazioni che abbiamo ricavato utilizzando questo satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, Planck. Planck è un satellite che misura questo segnale, questa radiazione, un campo elettromagnetico che permea tutto l'universo, si trova ovunque nell'universo, anche in questa stanza, in qualunque punto in questa stanza, ok? È un campo elettromagnetico che si è formato quando l'universo aveva circa 400.000 anni di vita, che possono sembrare tanti, ma in realtà sono pochissimi confronto alla vita attuale dell'universo, al momento che l'età attuale dell'universo è di quasi 14 miliardi di anni. Quindi praticamente 300-400.000 anni vuol dire che l'universo era neonato, ok? Adesso abbiamo l'universo nelle primissime fasi della sua vita. Vedremo dopo come si è formato il fondo cosmico in microonde, però quello che dovete tenere in mente per ora è che questo è un segnale, una radiazione come la luce emessa da questo proiettore, semplicemente non è una radiazione visibile, ok? Che si è formata quando l'universo era molto giovane e poi si è propagata liberamente nel cosmo senza praticamente interagire con nient'altro, ok? E conseguentemente è una sorta di fotografia dell'universo primordiale. Bisogna osservare l'universo quando era giovanissimo e se noi riusciamo a misurare questa radiazione vediamo esattamente l'universo indietro nel tempo come era 300-400.000 anni dopo la sua nascita. Quindi dal momento che stiamo studiando l'universo primordiale siamo in quella branca della scienza, in quella branca della fisica che prende il nome di cosmologia. Cosa fa la cosmologia? Ho cercato di riassumerlo qua. Diciamo che possiamo definirla come lo studio scientifico delle proprietà dell'universo, visto però su grande scala. La cosmologia non si occupa di andare a studiare le singole stelle, le proprietà dei singoli corpi celesti, stelle, pianeti, galassie. Si occupa dell'universo visto come un insieme, su grande scala, e cerca di rispondere a domande del tipo come è nato l'universo, come si è formata la struttura su grande scala del cosmo, quindi come si sono formate le galassie che osserviamo, perché hanno nel cosmo la struttura e sono raggruppate nel modo in cui le vediamo, e anche ovviamente come si è evoluto l'universo nel tempo, come è espanso, questo per me? Sì, grazie. Come si è espanso e anche quale sarà, diciamo, il suo destino futuro, ok? Una cosa essenziale è che la cosmologia oggi è una scienza. Ovviamente queste sono domande che l'umanità si pone da sempre, ok? Tuttavia, ovviamente, molte risposte di questo tipo su come hanno natura, per esempio, non so, religiosa, ok? Costruiamo delle cosmogonie piuttosto che... La cosmologia cerca di affrontare queste domande utilizzando il metodo scientifico, ok? Conseguentemente è una disciplina scientifica come tutte le altre, pertanto costruisce delle teorie e delle ipotesi. Queste teorie e queste ipotesi devono essere testate con degli esperimenti. Si costruisce una teoria, si fanno delle predizioni osservative, si vanno a fare le osservazioni, si vede se la teoria predice quello che si vede in modo corretto. In quel caso la teoria si accetta, altrimenti la teoria si rifiuta, come tutte le altre scienze. Uno dei primi modelli cosmologici nella storia della cultura occidentale è stato il ben noto sistema tolemaico, in cui avevamo la Terra al centro, diciamo l'universo si limitava più o meno al sistema solare e poi avevamo le stelle fisse, avevamo la Terra al centro, i pianeti che ruotavano intorno alla Terra e poi il sistema delle stelle fisse. Poi ovviamente la rivoluzione copernicana ha spostato la Terra dal centro alla periferia del sistema solare, ha messo il Sole al centro. Quella che chiamiamo cosmologia moderna, cosmologia fisica, sostanzialmente nasce verso la fine degli anni 20 del XX secolo a seguito delle osservazioni di un astrofisico, che prende il nome di Edwin Hubble, qua con la sua pipa. E la chiamo cosmologia fisica perché da questo momento la cosmologia ha cercato di spiegare la struttura e l'evoluzione dell'universo utilizzando le leggi della fisica, quelle che misuriamo in laboratorio, che osserviamo, studiamo in laboratorio sulla Terra. Quindi facciamo un'estrapolazione piuttosto ardita, in prima istanza, che è quella di assumere che le stesse leggi fisiche che governano la fisica che misuriamo qua, oggi, hanno governato la fisica dell'universo in qualunque momento nel corso della sua evoluzione e in qualunque punto nello spazio, okay?
Ovviamente questa appunto è un'assunzione, un'ipotesi che farà delle predizioni, dovremo andare a vedere se queste sono verificate dagli esperimenti. L'informazione essenziale che ha portato all'inizio della formulazione della cosmologia come la intendiamo oggi da parte di Hubble è stata che le galassie che si trovano al di fuori della nostra, noi ovviamente siamo in una galassia che è la Via Lattea, ma ci sono miliardi di galassie nel cosmo e molte di queste le possiamo osservare, quindi Hubble ha fatto una campagna osservativa, ha misurato la posizione, lo spettro elettromagnetico di numerose galassie e ha raggiunto la conclusione che tutte le galassie che ci circondano, che lui osservava, si stanno allontanando da noi. Ok? Non solo si stanno allontanando da noi, ma la velocità con cui si allontanano, questa è la formula più difficile che ho potuto seminare, la velocità con cui si allontanano è proporzionale alla distanza della galassia. Ok? Quindi più la galassia è lontana, più si sta allontanando da noi a velocità maggiore. E la costante che definisce la rate a cui le galassie si allontanano è detta appunto costante di Hubble, dal nome dello scopritore. Cosa vuol dire questo? Adesso andiamo a vedere un secondo come ha fatto questo tipo di misura, ok? Dal momento che può sembrare strano che qualcuno può definire la velocità di allontanamento di una galassia che è anni luce o megaparsec di distanza da noi, ok? Assumiamo di essere capaci di farlo come ha fatto lui, questa è un'implicazione notevole, cioè che l'universo non è statico, come supponevano appunto per esempio i greci, il sistema tolemaico, ma anche Copernico, come si supponeva fino a quel momento, anzi, teorie che assumono un universo statico sono sopravvissute successivamente, è stata proprio la scoperta del fondo cosmico del microonde che ha completamente eliminato queste teorie. Ma diciamo, questo discorso della storia di allontanamento suggerisce che l'universo non sia statico, ma sia in costante espansione. Ok? L'universo è dinamico e si sta continuamente espandendo nel tempo. Ora in molte conferenze divulgative o trasmissioni vedete sempre che è questione di paragonare l'universo a un palloncino che si sta gonfiando e voi siete sulla superficie del palloncino. Quindi se voi siete qua, le galassie sono altri punti sul palloncino, man mano che il palloncino si gonfia si allontanano sempre da voi a una velocità che dipende dalla velocità a cui si sta espandendo il palloncino stesso. Ora, quant'è la velocità di allontanamento? È di 70 km al secondo per megaparsec. Quindi ogni megaparsec di distanza la galassia si allontana da voi a una velocità aggiuntiva di 70 km al secondo. Quant'è un megaparsec? L'ho scritto qua perché me lo dimentico sempre, visto che non siamo abituati a lavorare direttamente in megaparsec, ma se volete convertire in chilometri siamo a 3 per 10 alla 19 km. Ok? Quindi questo dice 19, se avete 1 con 19 zeri, quindi svariati miliardi di miliardi di miliardi di chilometri. Queste sono le scale, il megaparsec che è la scala tipica, la scala di distanza tipica a cui si lavora in cosmologia, ok? Quando si va dal momento che stiamo andando a guardare, come dicevo, un universo su scale estremamente grandi, ok? L'intero universo osservabile, se un raggio luminoso attraversasse l'intero universo, quando un raggio luminoso attraversa l'intero universo, che è quello che più o meno fa la radiazione cosmica di fondo, percorre una distanza di circa 15 gigaparsec, ok? 15 miliardi di parsec. Ora, come ha fatto questa osservazione? Hubble ha fatto questa osservazione sfruttando un fenomeno fisico ben noto che è l'effetto Doppler, che non so se conoscete, ma l'idea dell'effetto Doppler è la seguente. Immaginate di avere una sorgente luminosa, una lampadina, immaginate che questa sorgente luminosa si stia muovendo rispetto a voi, si stia allontanando o avvicinando. Ora, come sapete, una sorgente luminosa, supponete che la sorgente luminosa abbia uno specifico colore. Come sapete, la luce bianca è data dalla sovrapposizione di tutti i colori, ok? Voi potete scomporre con un prisma la luce bianca e vedete luce di diversi colori che va in diversa direzione. La luce bianca è la somma di tutti i colori diversi. Supponete di avere una sorgente di un colore specifico, okay? La fate allontanare da voi, quello che vedete se si allontana a velocità sufficiente è che il colore di questa sorgente cambia e si sposta verso il rosso se si sta allontanando o si sposta verso il blu se si sta avvicinando, okay? L'effetto Doppler vale non solo per le onde elettromagnetiche, quindi la luce, vale anche per le onde acustiche. L'effetto Doppler lo verificate ogni volta che c'è un'ambulanza per strada e quando l'ambulanza si sta avvicinando a voi sentite il suono che diventa sempre più acuto e man mano che si allontana diventa sempre più grave. Cambia la frequenza del suono, come cambia la frequenza della luce determina il colore, la frequenza del suono determina quanto il suono è acuto, ok? E l'effetto Doppler è un fenomeno fisico che vale anche per le galassie, ok? Le galassie sono composte di determinate sostanze, ok? Se riusciamo ad andare avanti. Arrivo. No, quella prima. Non mi piace. Ecco qua. Però ovviamente le galassie sono composte di stelle che a loro volta contengono una serie di elementi, ok? Come gli elementi che abbiamo sulla Terra, idrogeno, elio, carbonio, eccetera, eccetera. Ora,
se noi prendiamo per esempio un gas, l'idrogeno, o altri tipi di sostanze, lo riscaldiamo, quello che succede in una lampadina incandescenza, con un filo di tungsteno che riscalda il gas, questo gas, gli atomi e le molecole di questo gas raggiungono stati eccitati e iniziano a emettere radiazione elettromagnetica, iniziano a emettere luce. Ora, a seconda del tipo di sostanza, lo spettro di colori della luce che viene emessa cambia, ok? E quindi abbiamo delle righe spettrali, corrispondenza a diversi colori, e se noi osserviamo questo spettro di colori dalla posizione delle righe spettrali, quindi dalla composizione in termini di colori della luce emessa dalla sostanza, noi possiamo dedurre che tipo di sostanza stiamo osservando, perché caratteristiche, le frequenze di emissione sono caratteristiche degli atomi, delle molecole che la compongono. Quindi, chiaramente, per esempio in una stella, ok, in una stella avremo determinate sostanze di cui conosciamo lo spettro perché lo misuriamo in laboratorio. Conseguentemente andiamo a misurare lo spettro della stella, presenterà delle righe, ok, una, due, tre, quattro, quindi questa presenta quattro righe blu, una riga verso il verde, una verso il giallo, una verso il rosso, e la posizione di queste righe, ok, quindi la frequenza dei colori che emette questa stella ci dà informazioni sulle sostanze che la compongono. Lo stesso vale per le galassie. Quello che però osserviamo man mano che ci allontaniamo, che se osserviamo le stelle della Via Lattea sono relativamente alle distanze cosmologiche estremamente vicine a noi, ok? Decine di anni luce, in confronto a megaparsec, pochissimo. Se andiamo a osservare invece le galassie, in cui compaiono le stesse sostanze, ok? Osserviamo che abbiamo le stesse righe spettrali, il che lo verifichiamo perché la distanza relativa delle righe è identica, ok? Ma che queste righe spettrali tendono a spostarsi in questa direzione. Quindi, se la galassia è vicina, lo spostamento è molto piccolo. Quindi vedete, le prime due righe sono blu, qua le prime due righe sono ancora blu, ma si sono leggermente spostate, okay, in questa direzione. L'ultima riga era rossa, ma questa si è spostata ancora di più verso il rosso. Man mano che ci allontaniamo, questo spostamento diventa sempre più evidente. E quando andiamo a galassie estremamente distanti da noi, vediamo che queste righe che erano blu ora si sono spostate completamente nel verde. Ma capiamo che questo è uno spostamento, è uno shift, okay, completamente rigido, perché la posizione relativa delle righe è perfettamente identica. Quindi capiamo che stiamo osservando questa stessa sostanza in laboratorio, ma che le righe spettrali emesse si sono spostate verso il rosso a seguito dell'effetto Doppler, del fatto che la galassia si è allontanata. Quindi noi possiamo utilizzare questo shift, redshift, okay, per andare a calcolare la velocità con cui le varie galassie si allontanano da noi, che è quello che ha fatto Hubble. Ha scoperto che tutte le galassie, come dicevo, si allontanano a velocità che è proporzionale alla distanza della galassia da noi. Ok, questo ha portato alla formulazione, diciamo sostanzialmente, la nascita della cosmologia moderna. La cosmologia moderna che si basa su una serie di assunzioni, alcune delle quali esistevano già, diciamo, nella cosmologia copernicana, se volete, semplicemente le estendiamo a tutto il cosmo. Quindi, come il sistema copernicano ci dice che noi non occupiamo una posizione privilegiata nel sistema solare, la cosmologia ci dice che noi non occupiamo una posizione privilegiata nell'universo, ok? Non siamo né al centro dell'universo né nella periferia, non occupiamo una posizione privilegiata. E che se prendiamo un qualunque osservatore, lo mettiamo in qualunque parte nel cosmo, questo osserverà la stessa legge di Hubble, vedrà le galassie allontanarsi da lui a una velocità che dipende solo dalla distanza rispetto a quell'osservatore. Non importa dove ci si trova nel cosmo, la legge di Hubble che si osserva è sempre la stessa. L'altro elemento cruciale della cosmologia è che assumiamo anche che l'universo, visto su scale molto grandi, sia perfettamente omogeneo e isotropo, cioè sia uniforme in tutti i punti e abbia più o meno lo stesso aspetto in tutte le direzioni. Ok? Cosa significa? Ovviamente uno può dire questa cosa non ha alcun senso, l'universo non è per niente omogeneo, sono enormi spazi vuoti e poi qua c'è una galassia, qua c'è una galassia, qua c'è una stella, più disomogeneo di così non si può. È vero se andiamo su scale sufficientemente piccole, però voi dovete immaginare che noi stiamo guardando un universo su scale enormi. Quindi immaginate, per esempio, immaginate di avere un gas, ok, un bicchiere d'acqua, ok, un bicchiere d'acqua è composto da miliardi e miliardi di molecole, ok, a livello macroscopico, e l'ordine è lì, 10 alla 23, 10 alla 24, un mordi Avogadro. Ora, se noi fossimo piccoli come le molecole, andassimo a vedere il bicchiere d'acqua a queste scale, ok, vedremmo che c'è qua una molecola d'acqua, poi uno spazio vuoto, una molecola d'acqua, uno spazio vuoto, una molecola d'acqua, ok? Quindi una struttura altamente disomogenea. Però se noi prendiamo il nostro bicchiere d'acqua macroscopicamente, quando lo osserviamo, vediamo che la densità dell'acqua è pressoché uniforme, ok? Perché? Perché in ogni su scale macroscopiche, se noi prendiamo alcuni centimetri cubi d'acqua, in questi centimetri cubi ci sono miliardi e miliardi di molecole. E quello che io sto dicendo, la struttura omogenea del bicchiere d'acqua nasce dal fatto che
il numero di molecole e la loro distribuzione di velocità è più o meno la stessa in questo volumetto, in questo volumetto, in questo volumetto. Quindi in media, su scale grandi, quella che è una struttura altamente disomogenea, se andiamo a vedere a scale microscopiche, diventa perfettamente omogenea. Ora immaginate che gli atomi dell'universo siano le galassie. Quello che vi sto dicendo è che se andiamo su scale enormi e prendiamo dei volumi giganteschi in cui ci sono decine di migliaia di galassie, quello che vediamo è che il numero di galassie, indipendentemente dal volume che noi consideriamo all'interno del cosmo, è più o meno lo stesso, okay? E che la loro distribuzione è più o meno uniforme. Okay? Quindi se noi ci mettiamo a scale enormi, per cui noi vediamo l'universo, diciamo come vediamo il bicchiere d'acqua rispetto alle molecole, vediamo che l'universo è omogeneo, omogeneo e isotropo. A questi principi aggiungiamo la legge di Hubble, che ci dice che l'universo è in costante espansione. Okay? Dopodiché utilizziamo la relatività generale, una teoria che si stava sviluppando agli inizi del XX secolo, e costruiamo, diciamo, dei modelli matematici di un universo in espansione omogeneo e isotropo in cui vale questo principio. Questi modelli matematici tecnicamente si chiamano modelli di Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, dal nome di quelli che li hanno elaborati all'inizio, a partire da questa ipotesi. E sostanzialmente cosa ci dicono? Ci dicono la seguente cosa. Non è che uno può fare un corso di relatività generale, però probabilmente avrete sentito, se avete letto qualche articolo divulgativo, che l'idea della relatività è che la materia curva lo spazio-tempo. Cioè, nel momento in cui noi prendiamo lo spazio, noi mettiamo una distribuzione di materia all'interno dello spazio, chiaramente la materia esercita attrazione gravitazionale e quindi deflette le traiettorie dei corpi. Ora, questo uno lo può vedere come una forza esercitata dalla materia, oppure lo può vedere come un fenomeno per cui la presenza di materia all'interno del sistema cambia la geometria dello spazio in modo tale che la linea più breve che congiunge i due punti è una linea curva invece di essere una linea retta, per cui anche i raggi luminosi si muovono con traiettorie curve. Cosa vuol dire una superficie curva? Se voi siete sulla Terra, che è una superficie sferica, è una superficie curva. Se vi muovete sulla Terra, ovviamente dovete andare dal punto A al punto B, non potete andarci in linea retta perché se vi state muovendo su una superficie curva, quindi avrete la geodetica, la traiettoria più breve, che sarà una specifica linea curva. Nel momento in cui vi mettete materia nell'universo, voi fate la stessa cosa, curvate la geometria dello spazio-tempo e conseguentemente nel momento in cui voi mandate un raggio di luce da un punto all'altro, un raggio di luce si muove, ok, in questa stanza in linea retta, in generale si muove facendo la traiettoria più breve tra due punti, ma la traiettoria più breve tra due punti in uno spazio curvo non può essere una linea retta, ok? È una linea con la sua curvatura. Ora, questo diciamo è in modo estremamente rozzo l'idea alla base della relatività generale. Quello che vi dicevo è che in un modello cosmologico l'universo, la distribuzione di materia deve essere uniforme, omogenea e isotropa. Questo vuol dire che anche la geometria dello spazio-tempo deve essere omogenea e isotropa, deve essere uniforme in tutti i punti dello spazio. Okay? Quindi nel momento in cui mettiamo la distribuzione di materia nel cosmo, se è omogenea e isotropa, se è perfettamente uniforme, questa deve corrispondere a una geometria che è uniforme in tutti i punti. Se voi prendete una sfera, la curvatura in questo punto è uguale alla curvatura in questo punto, la curva, eccetera, eccetera. Voi non, se voi la ruotate, okay, non notate nessun tipo di differenza. Okay? Se questa fosse una superficie schiacciata, invece potremmo, diversi punti di questo ellissoide schiacciato sarebbero diversi, perché qui sarebbe più piatto, qui sarebbe più curvo. Quindi potremmo capire dove ci troviamo, non sarebbe più una curvatura uniforme. Ci sono tre tipi di superfici che producono una curvatura uniforme. Una sfera, una sella e un piano, ok? Quindi la geometria dell'universo, la propagazione della luce nell'universo può seguire solo quella delle geodetiche su un piano, delle geodetiche su una sella e delle geodetiche su una sfera. Queste sono le tre geometrie ammesse, ok? Questo si dice un universo chiuso, questo è un universo aperto, questo è un universo piatto, ok? Quindi abbiamo un universo in espansione, omogeneo isotropo, con distribuzione uniforme su grande scala, con tre possibili geometrie di questo tipo. Ok. Sono andato avanti molto. Ok. Ovviamente un altro... Ci siamo posti la questione sull'espansione dell'universo, sulla distribuzione di materia dell'universo, sulla geometria dell'universo. Un'altra domanda ovvia che la cosmologia si pone è la composizione dell'universo stesso, in termini di quali sono le sostanze, la materia che compone l'universo. Okay? Ora, come vedremo, sono proprio le osservazioni del fondo cosmico di microonde di cui andiamo a parlare tra poco,
che ci forniscono una misura molto accurata di quelle del cosiddetto budget, okay, di materia all'interno dell'universo. Vi do un'anticipazione: quello che la cosmologia trova è qualcosa di abbastanza strano, e cioè che di tutta la materia contenuta nel cosmo, soltanto circa il 5% è sotto forma di materia ordinaria, quella della tavola degli elementi di Mendeleev, che è studiata in chimica, che è la materia che compone noi e tutta la Terra, il sistema solare, quella con cui noi operiamo, ok? Solo il 5%. E peraltro questa materia ordinaria, di questa materia ordinaria solo una frazione molto piccola è quella che vediamo sotto forma di materia che emette luce nelle galassie, nelle stelle. Una grandissima quantità probabilmente si trova in filamenti di gas tra una galassia e l'altra, che sono ad altissima temperatura ma che non possiamo osservare. Il 5%, la materia di cui siamo fatti noi è il 5%. Circa il 27% della materia nel cosmo è fatto sotto forma di cosiddetta materia oscura, che è materia di cui non conosciamo l'esatta natura, okay, non è ancora osservata negli acceleratori di particelle, campo notevole di ricerca oggi, che è materia che non interagisce in nessun modo se non attraverso la gravitazione. Ne sentiamo la presenza perché ha degli effetti gravitazionali, quindi cambia il modo in cui le galassie ruotano, le traiettorie dei raggi di luce nell'universo e varie altre e tantissime altre cose, ma non emette luce, quindi non la possiamo vedere, comprendere la presenza solo in maniera indiretta attraverso i suoi effetti gravitazionali. Ora, uno potrebbe pensare che si tratti semplicemente di materia come per esempio un pianeta, ok? Se prendete un pianeta non emette luce, quindi se voi non siete sufficientemente vicini ai pianeti del sistema solare, se siete lontani dalla galassia non potete vederli, però ci sono e interagiscono gravitazionalmente, quindi di materia ordinaria che però è troppo lontana per essere osservata. No, le osservazioni provano in vari modi che non è così, questa materia non può essere nessuno degli elementi, ok, della materia ordinaria di cui siamo fatti noi, è qualche forma di materia diversa da quella che noi conosciamo che è presente. Sono particelle nuove, non ancora scoperte, okay? E con questo sono arrivati al 30%, e già questa è una componente abbastanza strana ed esotica. Tuttavia è stato recentemente osservato che l'universo non solo si sta espandendo recentemente, ma si sta espandendo accelerando, cioè aumenta la sua velocità di espansione man mano nel tempo, che è un fenomeno estremamente strano, perché immaginate che l'universo si espande e all'interno dell'universo ci sono galassie, le galassie si attirano tra di loro per gravità. Quindi uno immagina che l'universo si espanda rallentando, perché c'è la forza di gravità che agisce a rallentare l'espansione, ok? Invece l'universo sta facendo esattamente l'opposto, sta accelerando. Non ha accelerato sempre, ha cominciato in tempi relativamente recenti ad accelerare, ma sta accelerando. È un po' come se voi tiraste un sasso per aria e vedreste che questo sasso, invece di rallentare, fermarsi e tornare giù, man mano che va su va sempre più forte, ok? Il che vuol dire che c'è una specie di mano invisibile che lo sta spingendo, una qualche tipo di forma di energia che è una sorta di antigravità che lo fa andare sempre più forte man mano che si allontana dal centro della Terra. Agisce esattamente all'opposto di come la forza di gravità agirebbe. Questa è un'altra componente ancora più, mentre ci sono varie teorie, vari modelli di fisica delle particelle che prevedono candidati specifici di materia oscura, l'energia oscura è un mistero molto più fitto. Comunque c'è una componente che tra l'altro costituisce al momento il 70% del budget di energia dell'universo, che è questa componente di energia oscura all'interno dell'universo. Questo è uno dei risultati principali che raggiungono le osservazioni cosmologiche oggi, in particolare Planck e le osservazioni del fondo cosmico in microonde, come vedremo, permettono di ottenere questi tipi di risultati. Quindi riassumendo, la cosmologia moderna prevede un universo in espansione con le galassie che si allontanano tra di loro, un universo omogeneo isotropo su grandi scale, con una geometria, vedremo poi che è piatta, ma che può essere piatta, chiusa o aperta, quindi una curvatura uniforme in tutti i punti, altrimenti non sarebbe omogeneo isotropo, con un budget di massa ed energia molto particolare, perché solo il 5% è materia ordinaria, il 25-26% è materia oscura e circa il 70% è energia oscura. Come vi dicevo, visto che parliamo di un universo su grandi scale, un'altra delle domande essenziali della cosmologia è come ci appare l'universo omogeneo uniforme su grande scala, come si sta comportando, si sta espandendo, qual è la sua composizione di materia, materia ordinaria, materia oscura e energia oscura, e l'altra domanda ovviamente è quali erano le condizioni iniziali dell'universo, come è nato e come si è evoluto nel corso del tempo. Okay? Ora, come vi sto dicendo, l'universo si sta espandendo, quindi immaginate di prendere questo movimento di espansione e di vedere il film all'indietro nel tempo. Ovviamente vedete un universo che si sta contraendo, ok? Questa contrazione, tornando indietro nel tempo, proseguirà fino a quando l'universo
sarà praticamente interamente concentrato in un punto. Quindi una conseguenza logica abbastanza diretta dell'osservazione dell'espansione e dell'estrapolazione del fatto che l'espansione è avvenuta a tutti i tempi, ok? E che l'universo, se lo trovare inizialmente tutta la materia che noi osserviamo in un universo osservabile, deve essere praticamente concentrata in un punto, in condizioni di temperatura, densità e pressione assolutamente inimmaginabili, e che a partire da questo punto, a un tempo iniziale, tutto è iniziato a espandersi, ok? Questo tempo iniziale, visto che uno lo immagina come una sorta di esplosione da cui tutta la materia concentrata in un punto ha iniziato a uscire, anche se è una metafora un po' inaccurata, comunque per questo motivo, questo istante iniziale in cui tutta la materia concentrata in un punto ha iniziato a espandersi, è detto il momento, l'istante del Big Bang, ok? Quindi, la cosmologia moderna immagina un universo in espansione, cioè prevede un universo in espansione, immagino perché lo misura, che ha iniziato a espandersi a partire da una singolarità iniziale, tutta la materia concentrata in un punto, è partito in uno stato di altissima densità, altissima temperatura e altissima pressione, come un gas concentrato in uno spazio piccolissimo, e man mano che si è espanso, ovviamente è iniziato espandendosi a diminuire la sua temperatura, la sua pressione, eccetera, eccetera. Questa è la cosiddetta teoria del Big Bang caldo, tutto parte caldissimo in un punto e man mano si espande e si raffredda, okay? come un gas chiuso in un palloncino, man mano si espande e si raffredda sempre di più se non scambia calore con l'ambiente esterno. E questo processo continua, questa pressione di espansione fino ad oggi, circa 13.7 miliardi di anni, 13.8 miliardi di anni, l'istante del Big Bang. E anche questa età vedremo si misura con il fondo cosmico di microondi. Quindi vi sto dando per il momento una specie di diciamo, alcune informazioni essenziali, un riassunto molto rapido di quelli che sono i risultati principali della cosmologia. La domanda è come si raggiungono questi risultati, e questo ve lo farò vedere nella seconda parte, se ci arriverò mai con questo proiettore. Ok, la seconda parte di questo seminario. Appunto, quello che vi vorrei è un momento che vi sto parlando dell'universo primordiale, di come si è formato, di come si espande, eccetera, eccetera. La domanda ovvia è: come fai tu a sapere cosa c'era nell'universo 300.000 anni o pochi anni dopo la sua nascita? Ok, quella dell'evoluzione è un'estrapolazione, ok, per tornare all'inizio. Ma c'è qualcosa che si può osservare che effettivamente ci permette di verificare questa ipotesi, questa idea che l'universo si trovasse all'inizio in questo stato estremamente compresso, estremamente caldo? Sì. La risposta è appunto questo segnale elettromagnetico detto radiazione cosmica di fondo, ok? Quello che noi facciamo con questi satelliti è cercare di andare a misurare questa radiazione cosmica di fondo. Quindi ora vi dirò velocemente che cos'è e successivamente vi dirò come si misura e perché permette di ricavare tutte le informazioni sulla cosmologia che vi ho dato come riassunto iniziale. Ora, come vi dicevo, l'universo primordiale è estremamente caldo. È estremamente caldo ed è sostanzialmente allo stato è densissimo. Okay? Quando un mezzo è estremamente denso, non è trasparente, ok? La luce si propaga nell'aria, è un gas, ma non si propaga nel muro, ok? Il muro è opaco, la luce non lo attraversa. Dovete immaginare che l'universo era estremamente denso all'inizio, quindi la luce non poteva propagarsi liberamente nell'universo come fa oggi. La luce era intrappolata in un plasma di protoni, elettroni e altre particelle caldissimo. Queste particelle erano cariche e la luce continuava, se volete, a interagire con queste particelle, elettroni e protoni, rimbalzava, mentre le particelle rimaneva intrappolata in una certa regione dell'universo. Ok? La temperatura altissima. L'universo era opaco, era un mezzo opaco. Successivamente si espande, l'universo continua a espandersi, si raffredda, quindi c'è una rarefazione del plasma, e a una certa temperatura questi protoni, elettroni, diciamo queste particelle elementari che si trovano all'interno del plasma si combinano e vanno a formare gli atomi di idrogeno, gli atomi essenziali di idrogeno. Quindi l'universo diventa neutro, diventa più freddo, e in queste condizioni l'universo diventa trasparente. Quindi la radiazione dell'universo primordiale, che era completamente intrappolata tra le particelle del plasma, era opaco, ora si può propagare liberamente nell'universo. Ora questa radiazione primordiale, questa radiazione, questi fotoni si trovano nell'universo primordiale, hanno interagito con il plasma, quindi ne conservano le caratteristiche. Ma ora che l'universo diventa estremamente rarefatto, non incontrano più, se vogliamo, non interagiscono più con le particelle con le particelle di materia, e quindi se ne vanno liberamente nel cosmo, come la luce di una galassia che ci raggiunge, e noi possiamo ricavare informazioni sulla galassia. Questa è la luce dell'universo primordiale, che era intrappolata nel plasma, nel momento in cui l'universo diventa freddo e rarefatto, si espande liberamente. Quindi se noi oggi possiamo osservare questa radiazione, che come potete immaginare viene da una distanza enorme, perché si è formata quasi 14 miliardi di anni fa, quindi ha viaggiato per 14 miliardi di anni,
alla velocità della luce, 300.000 km al secondo. Se noi possiamo osservare questa radiazione, sostanzialmente questa radiazione ha mantenuto tutte le caratteristiche dell'universo primordiale, perché ha interagito con le particelle di plasma primordiale e poi se n'è andata da sola senza toccare più niente. E questa è la cosiddetta radiazione cosmica di fondo, in inglese Cosmic Microwave Background, per cui abbreviato in CMB o italianizzato in CMB, diciamo che per brevità utilizzerò la sigla nel seguito, ok? Quindi per capirci, un modello pittorico del Big Bang sarebbe: abbiamo il nostro Big Bang iniziale, nel primissimo minuto eccetera si formano alcune delle sostanze, degli elementi essenziali, ok? Nella tavola degli elementi chimici in particolare si forma deuterio, elio, e poi abbiamo vari protoni, si formano protoni dal plasma iniziale, si formano protoni, neutroni e elettroni, abbiamo della radiazione, l'universo a partire da questo stato estremamente denso e caldo comincia a espandersi e rarefarsi. Ok, fino a un momento, circa 400.000 anni dopo la nascita, in cui l'universo è sufficientemente rarefatto e freddo da formare atomi di idrogeno e da permettere la liberazione dei fotoni, della luce, della radiazione che era intrappolata all'interno del mezzo precedentemente. Questa poi attraversa tutto l'universo fino a giungere fino a noi che siamo gli osservatori. Quindi noi osserviamo questa luce che si è formata all'inizio, qua siamo 14 miliardi di anni dopo. Man mano, mentre il CMB si propaga, l'universo continua a espandersi, ok, man mano si formano le prime stelle, le prime galassie, eccetera, eccetera, eccetera. La CMB non interagisce quasi per niente con questi oggetti che si sono formati successivamente, perché c'è uno spazio intergalattico, un vuoto enorme in mezzo, e perché non ci sono particelle cariche nel suo neutro. Dopo possiamo ionizzarlo. Quindi cos'è il CMB? Un po' come andare a vedere la superficie delle nuvole, ok? Le nuvole sono un mezzo opaco. Quindi c'è della luce qua, ok, che proviene dal Sole, ma la luce all'interno delle nuvole è completamente intrappolata, ok? Quello che noi vediamo è solo la luce che ci viene dalla superficie delle nuvole più vicina a noi e che attraversa il cielo non nuvoloso in mezzo, ok? Questa superficie, la superficie delle nuvole corrisponde in quella cosmologia, in questo esempio, è chiamata la superficie dell'ultimo scattering, cioè è il punto in cui, è il momento in cui l'universo è diventato trasparente, ok? Prima è tutto opaco, non possiamo vedere niente prima. Ok, noi vediamo la superficie delle nuvole, che è la cosiddetta superficie dell'ultimo scattering, dell'ultima interazione tra la radiazione e noi. Quindi non possiamo vedere i primissimi istanti, però attenzione che questa luce, questi fotoni, questa radiazione ha interagito con il plasma nel cosmo per tutti questi 400.000 anni. Quindi lo spettro elettromagnetico di questa radiazione dipende fortemente dalle proprietà che l'universo ha avuto negli istanti precedenti. Quindi in effetti possiamo utilizzare questa radiazione anche per andare a cercare di dedurre cose che sono successe quasi all'inizio, nei primi 10 o meno 30 secondi. Ok. Mi è saltata una. Quando esce quello vuol dire che l'ha preso, che ci mette un attimino a caricare. Quindi questo è un altro modo di vedere lo stesso modellino pittorico. Quindi abbiamo il Big Bang, abbiamo questo plasma opaco all'inizio, quindi se, quando andiamo in questa direzione lungo quest'asse stiamo andando avanti nel tempo, ok? Questo plasma opaco, poi a un certo punto l'universo diventa trasparente e da questo punto la luce del CMB si propaga fino a noi, che siamo qua. Nei successivi quasi 13 miliardi di anni si forma la struttura su grande scala nel cosmo, quindi filamenti di gas, galassie, eccetera, eccetera, fino alla nostra galassia, da cui noi possiamo osservare questa superficie a distanza di quasi 15 miliardi di parsec da noi. Quindi spero di avervi convinto che se andiamo a misurare questa radiazione riusciamo a ricavare una quantità enorme di informazione sull'universo primordiale, sulla sua storia, sulla sua evoluzione, eccetera, eccetera. Come fu scoperta questa radiazione? Allora, questa radiazione fu prevista dai fisici teorici che studiavano l'universo primordiale. Una volta assunto il modello del Big Bang avevano predetto che ci sarebbe stato questo fondo di radiazione, ma non fu osservata da coloro che la predissero. Fu osservata da due astronomi, Arno Penzias e Robert Wilson, nel 64, in modo praticamente casuale. Questi due stavano costruendo un'antenna per l'osservazione di onde radio per altre applicazioni di natura astrofisica e scoprirono che questa antenna aveva un fondo di rumore. Ok, continuava a osservare un fondo di rumore perfettamente omogeneo, uniforme in tutte le direzioni, in tutti i punti,
E questo fondo di rumore, ovviamente, se voi costruite un'antenna, se guardate la radio c'è sempre un fondo di rumore, ok? Ma la precisione che si attendevano dall'antenna corrispondeva a un rumore 100 volte inferiore a quello che loro osservavano, ok? Quindi non sapevano cosa stavano osservando, tuttavia ebbero il merito di non nasconderlo, buttarlo via o trascurarlo, cercando di capire di che cosa si trattasse. Elaborarono prima un'ipotesi non molto suggestiva, che fossero escrementi di piccione all'interno dell'antenna, okay? E quindi andarono a ripulirla tutta. Dopo vi faccio vedere quanto era grossa l'antenna, vi rendete conto. Ciò nonostante continuarono a vedere sta roba, ok? Quindi avrò un'ipotesi un po' più suggestiva, e cioè che stavano vedendo l'eco del Big Bang, cioè la radiazione che si era formata, quindi sono fatto un discreto salto di qualità, la radiazione che si era formata 300.000 anni dopo il Big Bang. E non solo non elaborarono loro, andarono a parlare con dei colleghi di Princeton, che peraltro avevano predetto l'esistenza di questa radiazione, e si stavano attrezzando per andare a costruire un'antenna per osservarlo. Okay? Gli fu detto a Penzias e Wilson che esisteva un articolo in preprint, in preparazione di Dicke, Peebles e Wilkinson, in cui si prevedeva l'esistenza di questo fondo di radiazione assumendo la teoria del Big Bang. Quindi entrarono in contatto, li invitarono a vedere la loro antenna, bella ripulita, e conclusero che si trattava effettivamente, questo fondo di radiazione aveva tutte le proprietà predette del fondo di radiazione cosmica del Big Bang. Ora, il premio Nobel però se lo beccarono Penzias e Wilson e non Dicke. Peebles e Wilkinson, che trovo leggermente, devo andare tutti quanti. Ora questa è l'antenna che hanno dovuto ripulire, che sono loro depressi all'idea, che sono loro un po' più da vicino. E quindi veniamo a parlare un po' meglio di questo fondo cosmico di microonde che dobbiamo osservare. Come vi dicevo, il fondo cosmico di microonde è radiazione elettromagnetica, come quella emessa da queste lampadine, ok? Solo che non è nel visibile, è nelle microonde, se non si chiamerebbe in altro modo. Ora, vi ricordo, come già vi accennavo prima, quando voi osservate la luce sono campi elettrici e magnetici che si propagano nello spazio e oscillano con una certa frequenza, ok? A seconda della frequenza di oscillazione della luce, la luce presenta dei colori diversi, ok? O frequenza o lunghezza d'onda, okay, possiamo usare in modo intercambiabile. C'è un certo range di frequenze in cui la radiazione elettromagnetica è visibile, okay, con diversi colori. Tuttavia, come voi sapete, la radiazione elettromagnetica si estende a frequenze e lunghezze d'onda ben al di fuori di quelle della parte visibile dello spettro. Okay? Quindi possiamo andare nella direzione di frequenze sempre più elevate, energie sempre più elevate, e quindi dal visibile entriamo nell'ultravioletto, vediamo i raggi X, richiuso quando ci fa le radiografie, e così via fino ai raggi gamma che sono emessi in processi di decadimento nucleare, per esempio. Okay? Possiamo andare nell'altra direzione, lunghezze d'onda sempre più grandi. Nell'altra direzione andiamo dal visibile, come sapete le frequenze man mano che andiamo a frequenze minori e lunghezze d'onda più grandi, ci spostiamo dal blu verso il rosso. E poi andiamo al di sotto della radiazione visibile, quindi entriamo prima nell'infrarosso, la radiazione appena al di sotto della radiazione visibile rossa, poi entriamo nelle microonde e poi nelle onde radio. Okay? Ora, il CMB è formato da radiazione elettromagnetica, che come dicevo interagiva con questo plasma primordiale. In fisica si sa che quando abbiamo delle radiazioni che interagisce con la materia, si dà abbastanza tempo, assume uno spettro elettromagnetico che è sempre lo stesso, si chiama spettro di corpo nero, scoperto da Planck, e non a caso il satellite si chiama Planck, lo spettro planckiano. Quindi, se qua su un grafico mettiamo le frequenze della luce, la distribuzione delle frequenze, okay, vedremo sempre che la luce che ha termalizzato con la materia, quindi che è stata in contatto abbastanza con la materia, raggiunge un equilibrio con un certo spettro, quindi presenta componenti di tutte le frequenze, okay? Però con un picco specifico, cioè una frequenza dominante. Nel caso del CMB la frequenza, diciamo che domina, il picco è nelle microonde. Ora voi potete vedere in laboratorio che uno spettro di corpo nero così corrisponde alla radiazione che ha interagito con della materia alla temperatura di 3 gradi Kelvin, cioè di meno 268 gradi centigradi, okay? Se non sapete, lo 0 Kelvin è lo 0 assoluto, la temperatura più bassa raggiungibile. Quindi uno spettro freddissimo, uno spettro di radiazione che ha interagito con della materia estremamente fredda. Tuttavia vi ho appena detto che l'universo primordiale era un plasma caldissimo, 3000 gradi, nel momento in cui si è formato, partito da miliardi di gradi, nel momento in cui il CMB si è formato era 3000 gradi. Ora, un'apparente contraddizione da dove viene? Vi ricordo che l'universo è in espansione e conseguentemente le lunghezze d'onda vengono stirate.
Ok, come le galassie si spostano verso il rosso lo fa anche il CMB. Come le galassie si spostano, hanno una luce che si sposta in questa direzione, lo fa anche il CMB. Quindi il CMB che vediamo oggi ha delle frequenze riscalate dall'espansione dell'universo per 13 miliardi di anni e quindi è andato da uno spettro di corpo nero che ha una corrispondente a una temperatura della materia di 3000 Kelvin allo spettro di 2.7 Kelvin per via del redshift gravitazionale del raffreddamento dell'universo. Ok? Noi vogliamo osservare questa radiazione corrispondente a una temperatura di 2.7 Kelvin, quindi estremamente debole, nelle microonde. Non solo, come vi dicevo, il CMB è quasi perfettamente uniforme, perché l'universo è quasi perfettamente omogeneo, isotropo, uniforme in tutte le direzioni. Tuttavia si può osservare che non è proprio perfettamente uniforme. Se voi lo osservate in diverse direzioni, presenta un'intensità, uno spettro, con un'intensità che si sposta leggermente, quindi delle piccolissime fluttuazioni nell'intensità di quello spettro. Come dico, piccolissime intendo una parte su 100.000, cioè quindi quasi un milionesimo di grado. Okay? Un milionesimo di grado. Queste piccole fluttuazioni indicano il fatto che questo plasma primordiale non era proprio perfettamente omogeneo, aveva temperature appena appena diverse con fluttuazioni di un centomillesimo, un milionesimo di grado in diversi punti. Quindi disomogeneità microscopiche, ma presenti. Queste disomogeneità effettivamente sono cruciali nel modello, perché è vero che su grande scala l'universo è uniforme, però appunto è anche vero che ci sono le galassie, i pianeti, le stelle, ci siamo noi, che si dovranno essere formati in qualche modo. Non è un plasma, non è un fluido perfetto come un bicchiere d'acqua, che okay? Appunto è uno del livello. E l'idea è come si sono formate. Si sono formate le galassie e tutto quello che ne osserviamo a partire da questi piccolissimi grumi di materia, queste piccolissime zone a densità appena appena superiore di una parte su 100.000, che corrisponde a una temperatura appena appena maggiore, per collasso gravitazionale. Quindi avevo dei piccolissimi grumi in questo plasma e la materia ha iniziato a collassare gravitazionalmente e questo collasso ovviamente prosegue nel tempo, dopo 14 miliardi di anni, prima forma le stelle, poi le stelle iniziano ad attrarsi una con l'altra e formano ammassi, galassie, ammassi di galassie e via dicendo. Quindi l'osservazione dell'omogeneità perfetta del CMB, quasi perfetta del CMB in temperatura, ci dà una prova una prova fortissima dell'omogeneità dell'isotropia dell'universo che noi abbiamo assunto quando abbiamo costruito i nostri modelli. Allo stesso tempo l'osservazione di questo spettro di corpo nero freddo che però si è riscalato a partire da 3000 Kelvin ci dà la chiara prova che l'universo si è espanso per 13 miliardi di anni e che era partito da uno stato iniziale estremamente caldo. Infatti il CMB è stata la prova pressoché definitiva delle teorie del Big Bang e tutte le altre teorie alternative dopo la scoperta del CMB sono pressoché morte. Okay? Allo stesso tempo però queste piccolissime disomogeneità ci danno la spiegazione di come si è formato poi la struttura dell'universo che noi osserviamo con stelle, galassie e quant'altro. E ci danno anche tantissime altre informazioni e infatti diciamo Penzias e Wilson nel loro esperimento iniziale hanno osservato un CMB perfettamente uniforme. Quello che noi vogliamo fare oggi è cercare di costruire strumenti sempre più sensibili per andare a osservare queste fluttuazioni di un milionesimo di Kelvin, di un milionesimo di grado, per poter andare a mappare queste piccolissime fluttuazioni del fondo cosmico in diverse direzioni, perché queste ci danno una quantità enorme di informazioni. Ok? Quindi come dicevo il cosmo è omogeneo su grande scala, se noi mediamo su questo volume vediamo il numero di galassie all'interno di questo ammasso e poi prendiamo un altro ammasso e prendiamo un volume simile vediamo più o meno lo stesso numero di galassie, però ovviamente se poi andiamo a vedere i singoli atomi, ok, le galassie, vediamo questi tipi di strutture, ok, quindi l'universo è fatto da ammassi di galassie, ok, e noi siamo in un ammasso di galassie, in una specifica di questi miliardi di galassie all'ammasso, alla periferia, sistema solare, ok, quindi sono tutte queste strutture si sono formate a partire da queste piccolissime disomogeneità. Ora, continuando con la storia del CMB, come ho detto, Penzias e Wilson nel 64 scoprono questa radiazione perfettamente uniforme, dopodiché già alla fine degli anni 60 i fisici teorici predicono l'esistenza di queste piccolissime fluttuazioni. Quindi parte, diciamo, la rincorsa a costruire degli strumenti che sono sufficientemente sensibili per osservare queste microscopiche fluttuazioni di intensità. Il primo strumento che riesce a osservarle è il satellite COBE, Cosmic Background Explorer, della NASA, che fu lanciato nell'89, questo è COBE, e che costruì una mappa di questo tipo. Ok, quindi queste sono le fluttuazioni, quindi il fondo ha una temperatura media di circa 3 gradi Kelvin, corrispondente a una data intensità dello spettro. E però, se voi andate a aumentare tantissimo il contrasto dell'immagine, e avete uno strumento abbastanza valido per farlo, andate a vedere che in diverse regioni ci sono piccole fluttuazioni, il rosso dà delle regioni a intensità un po' più grande, il blu delle regioni a intensità un po' meno grande, e qua parliamo che le differenze sono dell'ordine di un centomillesimo di grado Kelvin. Okay? Queste erano state predette, sono state osservate. Okay?
Tuttavia, come vedete, questa immagine ha una risoluzione. Okay. Questo è stato un altro esperimento che ha vinto il premio Nobel, quindi questa è stata una scoperta di importanza enorme. La risoluzione della mappa, tuttavia, ci fa vedere solo su fluttuazioni mediate su scale piuttosto grandi, questi grossi blob. Okay? E vogliamo aumentare la risoluzione di questa mappa. Come vedere, una macchina fotografica digitale avrà sempre più pixel nell'immagine, okay, grandezza, okay, perché c'è un collega della laser della NASA, si è andato a calcolare la radiazione emessa da un coniglio sulla superficie. Cioè, vabbè, quindi, come dicevo, il CMB fornisce informazioni preziose per la cosmologia. COBE ha osservato queste fluttuazioni per la prima volta, vogliamo osservarle sempre meglio, ok? Questo è il lancio di Planck, che è avvenuto nel 2009. Quindi vogliamo, diciamo, dopo COBE sono stati costruiti esperimenti sempre più raffinati, sempre più precisi. Ve li salto tutti, ok? Boomerang, WMAP, eccetera, eccetera, e arrivo a quello che è il satellite di ultima generazione, che è Planck, che è il satellite più accurato che fino ad ora abbia osservato le radiazioni al fondo. Questo è il nostro amico Planck, è una missione spaziale di terza generazione per l'osservazione del CMB, ok? L'altro grosso satellite importante dopo COBE si chiama WMAP, è stato un satellite della NASA che è partito all'inizio del 2000, diciamo, ha dato la sua prima release di dati nel 2001, se mi ricordo bene. Se volete le caratteristiche più o meno di Planck, qui avete la massa, un satellite di 2 tonnellate, potenza 1600 watt, non è enorme, sono 4x4 metri, il costo è interessante, 600 milioni di euro, il costo dell'intera missione. Presenta una settantina di detector, quantità enorme di componenti elettroniche, io liquido, eccetera, eccetera, una settantina di detector che permettono di osservare il CMB con una precisione mai raggiunta prima. Il Planck è stato ideato a livello di idea di costruzione all'inizio degli anni 90, sono passati 20 anni tra la prima riunione in cui si è pensato di costruire uno strumento con queste caratteristiche alla sua costruzione. È una missione ESA internazionale che coinvolge 16 nazioni, circa 400 ricercatori come me che fa le misure, che analizzano i dati di Planck. Se poi ci mettiamo gli ingegneri che l'hanno costruito, eccetera, 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 arriviamo quasi a 1000 persone. Ok? E Planck monta due strumenti principali, uno si chiama High Frequency e un altro si chiama Low Frequency, che misurano il CMB appunto in diverse frequenze. Uno a guida prevalentemente francese e inglese, e l'altro, Low Frequency, a guida prevalentemente italiana. Ora io sono in quello High Frequency perché mi trovavo in Inghilterra e in Francia quando è partito, cioè quando ho iniziato a fare i dati, quindi ho tradito. Questa è la slide istituzionale che devo mostrare da contratto con tutti i consorzi e le università che contribuiscono al progetto, in caso ci fosse qualche spia dell'ESA l'ho fatta vedere. Sono tutti i testimoni, sono un video. Non si sposta da questa slide. L'ESA ha bloccato il telecomando. L'ESA ha manipolato il telecomando. Questo è quello che vede Planck, ok? Vi ricordate COBE che aveva questi blob giganteschi, adesso siamo a queste risoluzioni, ok? COBE ha circa 10.000 pixel nella mappa, Planck ne ha 50 milioni. Come vedete ora questi blu, questo blu e rosso sono esattamente le fluttuazioni del fondo cosmico di microonde, ripeto, in media è 2.7 Kelvin, qui andiamo un po' più su, qui andiamo un po' più giù. Vedete però che a seconda della frequenza a cui osserviamo il cielo, partiamo da 30 GHz, arriviamo a 857, in 9 frequenze, gli esperimenti prima avevano 4. A seconda della frequenza in cui osserviamo in cielo compare questa banda rossa, che diventa tutto. Okay. Cos'è questa roba? Il fatto che quando voi andate a guardare il cielo, non è che il satellite vi fa il favore di vedere solo il CMB e buttare via tutto il resto. Okay? In particolare, a un certo punto, il satellite ruota nel cielo, osservando tutte le direzioni. Ho messo a dirvi, il satellite è stato sparato dalla Terra e lanciato in un punto detto punto Lagrangiano II, che si trova tra la Terra e Marte, centinaia di chilometri da qua, non mi ricordo esattamente. È un punto particolare perché sostanzialmente le forze di attrazione, le forze gravitazionali del Sole, di Giove, eccetera, si bilanciano, per cui costruisce una specie di orbita eliostazionaria a distanza costante dal Sole, ed è sufficientemente lontano dal Sole da non essere troppo compromesso dalla luce solare, che in particolare ha l'effetto di scaldare il satellite. Se voi volete osservare variazioni di un milionesimo di grado, dovete avere un oggetto, dovete avere il detector, gli strumenti di misura, gli strumenti che fanno queste misure misurano il calore rilasciato dalla radiazione.
Okay? Quindi se viene la fluttuazione millesimo di grado ci devono essere quasi nessuna fluttuazione termica o fonte di calore all'interno del satellite. Quindi questo satellite va raffreddato a temperature bassissime di quasi zero, meno di un grado Kelvin. Infatti è l'oggetto più freddo del sistema solare, il satellite come è stato lanciato. Per far questo bisogna utilizzare tecniche di refrigerazione estremamente all'avanguardia e bisogna mandarlo sufficientemente lontano dal sole. E si utilizzano dei pannelli riflettenti e dei pannelli solari che forniscono anche l'energia per il satellite per funzionare. Adesso il satellite ha smesso perché è finito il combustibile del frigorifero, effettivamente lo raffreddo. Ora, come vi dicevo, a seconda, tornando a queste mappe, questo è quello che sono i satelliti in varie frequenze. Allora, questa parte qua è il CMB, poi vediamo questa banda che compare. Questo perché appunto il satellite non osserva solo il CMB, osserva tutti i segnali elettromagnetici che gli entrano dentro. E in particolare osserva la galassia, la nostra galassia, che noi siamo sul sistema solare, la galassia non è diciamo, una struttura con un nucleo che si trova in una specifica direzione, quindi quando il satellite che gira e man mano che gira misura diverse direzioni nel cielo, ok, a un certo punto interseca il piano della galassia e quindi inizia a osservare la quantità mostruosa di radiazione che è emessa da processi astrofisici all'interno della galassia. Ora, mentre il CMB ha uno spettro di corpo nero perfettamente termalizzato, altri processi astrofisici emettono luce con frequenze, spettri di frequenze completamente diverse. Per esempio la polvere che si trova all'interno del mezzo intergalattico, che è prodotta per esempio da processi di formazione stellare, la polvere si scalda e quindi emette prevalentemente radiazioni di natura termica, quindi emette verso l'infrarosso, che è in questa direzione. Quindi quando voi andate a frequenze sempre più alte vedete sempre di più l'emissione da polveri all'interno della nostra galassia, vedete che qua è una cosa enorme. Infatti questo canale viene utilizzato non per misurare il CMB, ma per misurare l'emissione da polveri e sottrarla dagli altri canali. Il motivo per cui uno vuole avere così tante frequenze è perché diversi processi astrofisici emettono in diverse frequenze. Per esempio queste frequenze bassissime, questo rosso qua è prevalentemente emissione di radiazione da elettroni che accelerano nel campo magnetico della galassia. E uno a diverse frequenze osserva diversi segnali e quindi può combinare tutte le frequenze per pulire la mappa da tutti i segnali spuri e lasciare soltanto il CMB. E questo è un lavoraccio, un lavoro che coinvolge una grossa quantità di persone all'interno della collaborazione. E come vedete ci sono delle frequenze che sono completamente contaminate dalla galassia, ci sono delle frequenze che invece sono molto più pulite e sono le frequenze più cosmologiche, in particolare i 100 e 143 GHz, quindi e anche i 217. Fondamentalmente questi canali in frequenza vengono utilizzati prevalentemente per fare analisi di CMB e questi canali vengono utilizzati per pulire la contaminazione da altre sorgenti all'interno dei canali cosmologici. Una volta che uno ha fatto tutto il lavoro di pulizia si trova il CMB, il fondo che c'è là dietro, ok? Alla risoluzione di Planck. Questa è una mappa tutto cielo, in realtà questa banda è esattamente quella in cui c'è la galassia, anche se diciamo la pulizia va bene per una visualizzazione, per le analisi più sofisticate dei dati, questa banda viene ancora tagliata perché non si riescono a raggiungere le accuratezze che cerchiamo. Questo è un confronto tra COBE, la risoluzione di COBE, 10.000 pixel, una risoluzione angolare dell'antenna di circa 7 gradi, questo ve lo dico dopo cos'è, WMAP, il successivo satellite della NASA, che è arrivato a 3 milioni di pixel, una risoluzione angolare di 12 arco minuti, e Planck, che è arrivato a 50 milioni di pixel e 5 arco minuti di risoluzione. Ora, WMAP e Planck sembrano abbastanza simili perché è difficile sullo schermo avere la risoluzione per vedere la differenza, per cui ve la faccio vedere meglio qua. Ok, questa è una mappa tagliata in due, dove da questa parte c'è WMAP e da questa parte c'è Planck. Meno spettacolare di COBE, WMAP o COBE Planck, ma a livello tecnico passare da questo tipo di risoluzione a questo tipo di risoluzione permette una quantità enorme di applicazioni, un considerevole aumento della precisione in tutte le misure. È tutt'altro che banale. Okay. Planck, devo dire, anche è il primo esperimento europeo che osserva a questi livelli il fondo cosmico di microonde. COBE e WMAP prima erano esperimenti NASA, anche se con collaborazione nel consorzio ci sono degli americani. Ora, se non vi è chiaro del tutto che cosa guardiamo, guardiamo un attimo la mappa di COBE, guardiamo piccole fluttuazioni di intensità, ok, l'intensità di radiazione. Se COBE avesse guardato in giù verso la Terra avrebbe visto questo, ok? Questa è la radiazione emessa dalla Terra, prevalentemente nell'infrarosso, dovuta al fatto che diverse regioni hanno diverse temperature, ok? Quindi avrebbe visto una mappa della Terra di questo tipo, quindi qua più freddo abbiamo l'Himalaya, qua più freddo le catene montuose. L'idea di andare ad WMAP e Planck significa vedere sempre più dettagli su questa mappa del pianeta, ok? Semplicemente guardiamo dall'altra parte. Mi piacerebbe quando si mette sto coniglio sulla Luna, adesso lo vediamo.
Ora, allora, le prossime tre slide sono un po' più tecniche, in caso ci fosse qualcuno un po' più interessato ai dettagli tecnici, non troppo tecniche. Se volete farvi un pisolino, fatevelo pure, vi sveglio tra 3-4 slide. Voglio cercare di farvi capire che cosa si estrae da questa mappa, ok? Qual è la quantità che si estrae che ci permette di fare le analisi? Quello che si fa è la cosiddetta analisi spettrale della mappa, ok? Non facciamola col CMB per ora, facciamola con le onde del mare, ok? Allora, qui avete delle fotografie del mare in diverse condizioni. Qui abbiamo un mare perfettamente piatto e calmo, poi abbiamo un mare ondulato, però vedete che abbiamo tutte queste ondine su piccole scale, ok? Se vedete il mare nel complesso, fate la media su tutte queste piccole scale, la superficie del mare a grandissime distanze pressoché piatta, ok? Qua invece avete un mare con tante ondine, tante increspature, però vedete anche che se andate su una scala abbastanza grande c'è anche un'onda lunga su questa superficie, ok? Quindi anche se mediate sulle piccole scale, le piccole fluttuazioni, vi rimane ancora un'onda lunga sulla superficie. E qua vedete un casino, ok? Qua vedete un mare in tempesta con onde lunghe, onde corte, increspature, creste, eccetera, eccetera. Ora, quello che uno vuole fare, quello che uno fa quando fa queste analisi spettrali, e lo fa anche con gli strumenti musicali, eccetera, eccetera, è andare a prendere questi segnali ondulatori e decomporli in termini di somme di tante onde con delle frequenze fondamentali, di tante onde regolari con delle frequenze fondamentali. Quindi voi potete immaginare che questa roba è piatta più o meno, quindi sarà decomposta semplicemente con una linea piatta e queste componenti armoniche non avranno quasi nessun peso, perché non vedo ondulazioni. Se mi vado a vedere questa superficie, posso immaginare che se la decompongo come somma di tante onde fondamentali, le onde lunghe quasi non ci sono, quindi il peso dello spettro delle onde lunghe è quasi zero, e avrò un peso più o meno uniforme su un paio di componenti di onde corte di questo tipo, ok? Se invece vado a vedere questo segnale, lo posso decomporre probabilmente con qualche onda su lunghezze molto lunghe e sommare quest'onda con un certo peso a delle ondine a frequenze molto alte che mi fanno queste piccole increspature con un peso sempre elevato. Le altre componenti probabilmente quasi non compaiono. E qua probabilmente comparranno tutte le componenti dello spettro, ok? Tutte le onde. Questo è un esempio in cui prendo un segnale in una dimensione, non in due, e questo segnale verde, che è questa specie di elettrocardiogramma qua, ha un andamento piuttosto irregolare, ma lo posso scrivere come somma di queste tre onde con diversi pesi. Un'analisi spettrale corrisponde a costruirmi un grafico in cui su un asse metto le lunghezze d'onda delle frequenze fondamentali e sull'altro asse metto il peso con cui compare quella lunghezza d'onda, ok? Ok, la vedete qua. Questo è un segnale complicatissimo. Lo scompongo come somma di tante onde e qui su questo grafico dico in corrisponde quest'onda e compare nei dati con questo peso. Quest'onda compare nei dati con questo peso, quest'onda compare nei dati con questo peso, poi ci sono altre piccole frequenze, ma queste sono le tre frequenze fondamentali. Se vado a sommare queste frequenze con questo peso mi ritrovo questa roba qua, ok? Ora nel CMB non abbiamo delle onde, delle differenze di altezza come le onde del mare, abbiamo delle differenze di temperatura, ma è la stessa cosa, è una superficie bidimensionale con qualcosa che cambia in altezza, in questo caso qualcosa che cambia in temperatura, qualcosa che cambia in intensità. E quindi possiamo fare lo stesso tipo di analisi spettrale delle fluttuazioni che osserviamo in questa mappa. E forse la vedrete anche. Ok. Cosa succede quando prendiamo queste mappe del CMB e facciamo un'analisi spettrale? Vediamo una roba di sto tipo. Qua mettiamo, diciamo, allora cosa vuol dire? In questo caso le onde corrispondono al blu e rosso che ho osservato nella mappa. Quindi quando andiamo a vedere qua siamo a lunghezze d'onda molto grandi, quando abbiamo queste ondone lunghe. Quindi vediamo queste fluttuazioni tipo COBE, delle grosse regioni rosse e delle grosse regioni blu che fluttuano all'interno della mappa. Man mano che andiamo a frequenze sempre più elevate, stiamo andando a vedere delle oscillazioni dal blu al rosso su scale sempre più piccole. Ok? I pesi con cui queste differenti scale compaiono sono dati da questo spettro. Quindi vedete che c'è una componente a grandi scale di fluttuazione, ma poi c'è un picco su una specifica scala angolare, che è di circa un grado, e poi ci sono tutte queste oscillazioni, ok? Quindi vedete che sono tutti questi pallini rossi, blu, rossi, blu, rossi, blu, corrispondono a queste oscillazioni nello spettro, ok? Cosa sono queste oscillazioni? Queste oscillazioni sono state interpretate e sono ben comprese teoricamente. Sono onde acustiche che si propagavano nel plasma. Avete questo plasma all'inizio, come vi dicevo, di protoni e elettroni che interagisce con la luce. La radiazione fornisce una pressione, quindi quando la radiazione interagisce con gli elettroni, quando il fotone urta l'elettrone, tende a spingerlo fuori. Del resto i protoni e gli elettroni vogliono collassare in questi grumi di materia.
e quindi le due forze tendono a controbilanciarsi e quindi si creano queste onde di pressione e rarefazione all'interno del plasma. Onde di pressione e rarefazione sono onde acustiche, quando io parlo faccio vibrare l'aria e quindi costruisco un'onda in cui l'aria si sta prima comprimendo, poi rarefacendo, poi comprimendo, poi rarefacendo e raggiunge il vostro timpano che vibra, eccetera, ok? Queste sono esattamente onde acustiche, ok? Solo che il mezzo in cui si propagano non è l'atmosfera, ma è un complesso plasma caldissimo di protoni ed elettroni, ma sono sempre onde con plasma che si comprime e poi fa questo lavoro qua, ok? E noi le osserviamo qua, le misuriamo all'interno del CMD. Quindi si dice anche che questi esperimenti misurano il suono del Big Bang, che è un modo molto suggestivo di dirlo, ma non del tutto scorretto, nel senso che sono proprio propagazioni di onde acustiche all'interno del plasma. Ok? E quindi questa è la quantità che di solito, la quantità, si estraggono tante cose da queste mappe, ok? Ma questa è sicuramente la quantità più importante che si estrae. Perché la forma, diciamo grandi linee, è sempre questa zona piatta, poi queste oscillazioni che si smorzano, perché l'onda poi si smorza a un certo punto, ok? Ma la caratteristica, l'altezza esatta di questi picchi, la posizione esatta di questi picchi, dipende da caratteristiche essenziali del nostro modello cosmologico, ok? E ve ne mostrerò, Planck misura un sacco di cose, vi mostrerò due o tre tra le cose principali che possiamo estrarre da questi tipi di segnali relativamente alla cosmologia. Questo doveva essere bianco, ma è nero. Comunque, questi punti sono i punti osservati, misurati da Planck, e questi sono gli errori, perché ogni esperimento ha degli errori. Questa è la curva teorica che meglio passa attraverso tutti i punti. Come vedete gli errori diventano, ok, a grandi scale ci sono degli errori assolutamente inevitabili dovuti al fatto che voi per ridurre gli errori dovete fare delle medie, ma siccome abbiamo un solo universo, noi abbiamo 50, in queste regioni, quando andiamo a scale grandissime, le medie si fanno su pochissimi punti, okay? Man mano che andate avanti, qui compare invece la precisione proprio dello strumento. Vedete che le barre d'errore sono talmente piccole che diventano invisibili. Questo deve essere, non so perché ho avuto questo colore, non si vede niente, ma comunque qua vedete punti di diverso colore, ok? Diversi colori corrispondono a diversi esperimenti. Il rosso è quello che misura Planck, il verde è quello che misurava il satellite prima, WMAP. Il blu e il giallo sono non satelliti, ma sono due palloni che non misurano tutto il cielo, misurano solo regioni molto piccole, però le misurano molto a fondo e prendono solo questa regione dello spettro. La cosa da notare semplicemente qua è il perfetto accordo tra le misure di quattro esperimenti completamente indipendenti, per cui vuol dire che insomma questa cosa ci rassicura quando pensiamo se abbiamo pulito bene la mappa, la galassia, eccetera eccetera, okay? Se ci sono rumori nei detector che abbiamo trascurato, via dicendo. Ora spero che avete capito che cosa estraggo da CMB, che cos'è il CMB, e ora vi faccio vedere nelle ultime tre slide perché riusciamo a ricavare informazioni sulla cosmologia a partire da questa radiazione. Come vi dicevo all'inizio, quando ho fatto le mie 10 slide di cosmologia concentrata, l'universo può avere diversi tipi di curvatura. Cosa vuol dire avere una diversa geometria? In soldoni vuol dire che la luce si propaga seguendo traiettorie diverse, perché se io mi propago su una sfera devo fare una traiettoria curva, se invece mi propago su un universo piatto vado dritto, ok, vado in una linea retta, se mi propago su un universo aperto faccio una traiettoria curva ma con una curvatura opposta a quella dell'universo chiuso. Ora, come vi dicevo, ci sono onde acustiche che si propagano nel plasma, che danno intorno a questi grumi di materia, ok, e che danno origine a questi blob blu e rossi, queste piccole differenze di intensità. Se noi abbiamo un plasma e un'onda acustica che si propaga, la fisica del plasma ci dice la velocità di propagazione dell'onda, ok? E quindi ci dice quali sono le dimensioni di queste fluttuazioni, ok? Perché possiamo calcolarle. Noi non osserviamo però queste fluttuazioni sedendoci sul CMB 300.000 anni quando si forma, noi le osserviamo dopo che il CMB ha viaggiato per 14 miliardi di anni. Quindi prendiamo i nostri blob iniziali e questi, la luce che proviene da questi cerchi, ok, si propaga fino a noi. A seconda di come si propaga, la dimensione iniziale la osserviamo sotto un angolo diverso. Perché se noi siamo in un universo aperto, vedete questa distanza, la osserviamo sotto questo angolo qua, perché la luce ha fatto questo lavoro. Se siamo in un universo piatto, la osserviamo sotto un angolo leggermente più grande. Se è un universo chiuso, la osserviamo ancora sotto un angolo ancora leggermente più grande. Il risultato è che la dimensione angolare di questi oggetti, che noi osserviamo, dipende dalla geometria dell'universo. Può essere estratta da quegli spettri con grande accuratezza. E quindi quando noi andiamo a misurare questo tipo di dimensione possiamo dire che tipo di geometria ha l'universo tra le tre ammesse, e troviamo questa qua, piatto,
per fortuna, non è più facile fare i conti. E in realtà poi ci sono delle motivazioni profonde che portano all'universo piatto, la teoria cosiddetta dell'inflazione, che aprirebbe un capitolo a parte che trascorre a questo punto. Ma noi misuriamo l'universo piatto, quindi la prima informazione, ok, questo è il CMB che si è formato a questo punto, un altro modo di vederlo, e noi siamo, qua c'è il Big Bang, qua si forma il CMB, la luce si propaga per 13 miliardi di anni e noi osserviamo da qua, ok? E quindi osserviamo queste regioni sovradense o sottodense, hanno delle dimensioni caratteristiche che ci danno queste regioni rosse e blu. Noi osserviamo questa dimensione caratteristica, ma la osserviamo da lontano, quindi l'angolo sotto cui la vediamo dipende dalla direzione in cui si è propagata la luce e quindi dalla geometria dell'universo. Quindi Planck misura la geometria dell'universo, la curvatura. Poi cos'altro misura? Misura la composizione dell'universo. Perché misura la composizione dell'universo? Come vi dicevo, quando osserviamo quello spettro, quelle oscillazioni dipendono dalla composizione del plasma. Ok? Ora immaginate che nel plasma ci buttate più materia, vuol dire che c'è più attrazione gravitazionale. Quindi le compressioni diventano molto grandi perché le cose si attraggono di più. Le rarefazioni diventano meno intense. Immaginate invece che ci buttate dentro più radiazione, allora le rarefazioni diventano più intense, eccetera, eccetera, eccetera. Le caratteristiche esatte di quei picchi che vi facevo vedere, l'altezza, la posizione, sono fortemente dipendenti dalle caratteristiche di questo plasma primordiale. E quindi noi possiamo andare a farci le predizioni teoriche dello spettro a seconda di quanta materia c'è, di quanta radiazione c'è, di quanta materia oscura c'è, eccetera, e confrontarle con quello che estraiamo dai dati e andare a trovare la composizione che riproduce molto bene i dati. E questo ci dice la quantità di materia oscura, materia barionica e energia oscura all'interno dell'universo, che avevo anticipato dall'inizio, ma si estrae da questi esperimenti, si estrae anche da altre cose, distribuzioni di galassie eccetera, ma questi esperimenti sul fondo cosmico forniscono la precisione maggiore che si può raggiungere. Prima di Planck questo era il budget, adesso è leggermente cambiato con la precisione che raggiungiamo, un po' più materia oscura di prima, più o meno la stessa materia ordinaria e un po' meno energia oscura. Si parla di 4-5%, ormai la cosmologia è arrivata a livelli estremi di precisione con questi esperimenti, ok? Ora può sembrare molto poco, ma in realtà a livelli di precisione che raggiungiamo questi tipi di shift hanno delle conseguenze nei modelli teorici, eccetera, eccetera. C'è tutto un dibattito sulla consistenza di questo budget con quello precedente, e vabbè, per lo risparmio. Comunque, grosso modo questa è la composizione che vi davo dall'inizio, ok? 25% dell'universo sotto forma di materia, della quale non sappiamo nulla. Ok, mi fate 5% sotto forma di materia ordinaria, quella di cui siamo abituati, e il 68% sotto forma di questa energia oscura della quale si prende. Quindi uno potrebbe dedurre che insomma la cosmologia è un po' un fallimento, perché il 95% non lo capiamo. Non sappiamo cosa sia ovviamente, però ne possiamo dedurre le proprietà, il comportamento, gli effetti che ha sull'espansione, eccetera, eccetera. Ovviamente c'è un enorme sforzo al momento nel tentativo di costruire modelli teorici che spieghino la natura dell'energia oscura, che siano anche consistenti con i modelli di fisica fondamentale, particelle, stringhe, eccetera, che abbiamo, e dei modelli e anche esperimenti che permettano di... Per la materia oscura ci sono molti modelli che prevedono candidati di materia oscura. Si vuole osservare anche negli acceleratori LHC, per esempio, supersimmetria, eccetera, eccetera. Stiamo cercando di osservarla sia con emissioni segnale dal cosmo, sia perché riusciamo anche a misurare l'età dell'universo? Noi sappiamo quando si è formato il CMB, ok? Ora, E sappiamo più o meno la scala delle strutture del CMB, come vi dicevo, per la curvatura. Immaginate che l'universo sia piatto, ok? Immaginate di avere un oggetto di dimensione nota. È chiaro che se questo oggetto va sempre più lontano da voi, voi lo vedrete sotto un angolo sempre più piccolo, ok? Quindi quella stessa informazione sulla dimensione angolare delle strutture rosse e blu all'interno della mappa, che ci dà informazioni sulla curvatura, ci dà anche informazioni sulla distanza del CMB rispetto a noi. Okay. Che più il CMB si allontana rispetto a noi, che vuol dire più tempo è passato, quindi la luce ha potuto viaggiare per più tempo e quindi per una maggiore distanza, più questi blob cambiano dimensione visti da noi. E questo vuol dire che noi possiamo ricavare sostanzialmente informazioni su quanto l'universo si è espanso tra la formazione del CMB e noi. Ora, se noi sappiamo di quanto l'universo si è espanso e sappiamo a che punto si è formato il CMB e lo sappiamo, possiamo appunto immaginare di invertire la storia dell'universo e vedere a che punto questa espansione torna indietro in un punto, ok? Questo dipenderà anche dalla composizione in materia e energia dell'universo che il CMB può misurare,
e quindi da tutte queste informazioni combinate noi riusciamo ad avere un'informazione sull'età dell'universo attuale, perché appunto la velocità di espansione cambia la struttura delle fluttuazioni, esattamente come faceva la curvatura, le vediamo con dimensioni angolari diverse, e perché se conosciamo come l'universo si è espanso e come è composto, possiamo andare a farci il conto, a trovare l'età, e troviamo che è circa 13.8 miliardi di anni, con un errore di circa 40 milioni di anni, che è veramente poco se lo confrontate a 13.8 miliardi di anni, okay? Quindi è una misura estremamente accurata. E abbiamo praticamente già mandato. Ok, questo è quello che tecnicamente non si può ricavare delle tabelle con tutti i parametri. Ci sono quelli che vi ho detto e ce ne sono tanti altri. Ok, lasciamo perdere, è solo per darvi un'idea di che cosa c'è negli articoli. Planck misura molte altre cose. La prima release di dati di Planck è stata sono stati una trentina di articoli scientifici per più di un migliaio di pagine di pubblicazioni, siamo arrivati a 40 o 50, ok? Ma direi che ne parliamo un'altra volta, ok? E potete farmi domande se volete. Grazie. Io ne avrei due. Prego. Che cos'è la supersimmetria? Eccoci. E che cos'è la forza debole? Allora, queste sono domande di fisica delle particelle. E cos'è la supersimmetria? Allora, come vi dicevo, c'è questo spettro di... Come dicevo, partiamo dalla cosmologia, ok? Visto che stiamo parlando di questo. Abbiamo la materia ordinaria e poi abbiamo questa materia oscura che non sappiamo che cosa sia. La materia ordinaria è composta da atomi che sono a loro volta composti da componenti fondamentali, protoni, neutroni, elettroni, eccetera, eccetera. Queste componenti fondamentali poi sono composte da particelle subatomiche. C'è un modello della fisica delle particelle, detto modello standard, che prevede tutte le interazioni, descrive in modo matematico tutte le particelle elementari che formano la materia ordinaria che ne conosciamo, le loro interazioni, eccetera, eccetera. Ora, è un discorso piuttosto tecnico, ma questo modello standard presenta alcune limitazioni dal punto di vista teorico. In questo modello standard tutta la struttura dello spettro di particelle subatomiche che noi vediamo è descritta in termini di funzioni matematiche. Queste funzioni matematiche presentano determinate simmetrie, cioè per esempio, come dicevo che l'universo deve essere isotropo, cioè deve essere invariante per rotazioni o deve essere invariante per traslazioni. Anche queste funzioni che costituiscono queste teorie fondamentali devono avere certi tipi di invarianze sotto certe simmetrie, appunto, rotazioni, riflessioni, eccetera, eccetera. Il modello standard prevede che le funzioni, si chiama lagrangiane, azioni, eccetera, che descrivono lo spettro di particelle osservate presentino certe simmetrie e si infrange contro certe problematiche tecniche che possono essere superate introducendo nuovi tipi di simmetrie, ok? In particolare introducendo una struttura detta supersimmetria, che è un tipo di simmetria nuova rispetto alla simmetria delle funzioni matematiche del modello standard. E cosa prevede in pratica questa supersimmetria? Prevede che per ognuna delle particelle subatomiche, delle particelle elementari del modello standard, che sono state tutte viste e osservate, ce ne mancava una, il bosone di Higgs, che è stato beccato, esiste un partner supersimmetrico, cioè una simmetria che associa a ognuna delle particelle standard che noi osserviamo un'altra particella, tipicamente di massa estremamente maggiore, che non è stata ancora osservata. E infatti uno degli obiettivi principali di LHC è cercare particelle supersimmetriche. Supersimmetria è una teoria matematicamente molto elegante e predetta che risolve una serie di problemi tecnici del modello standard e predetta anche da teorie di fisica fondamentali come le stringhe, eccetera, eccetera, che cercano di unificare la gravità e le altre forze fondamentali. Okay? Conseguentemente i fisici teorici amano molto la supersimmetria e si aspettano di vederla. Particelle supersimmetriche però non sono ancora state osservate, e la cosa molto interessante, visto che mi cita la supersimmetria, è che i principali candidati di materia oscura che non abbiamo ancora osservato sono proprio le particelle supersimmetriche massive stabili, in particolare una detta neutralino, non è detto che sia questa, ma queste particelle supersimmetriche, alcune di queste particelle supersimmetriche, in particolare questo neutralino, hanno la proprietà di interagire solo attraverso l'interazione debole, che appunto è come spiegare l'interazione gravitazionale, per cui non emettono radiazione elettromagnetica, per cui non sono osservabili, per cui sono un perfetto candidato di materia oscura. Non sono osservabili, ma sono belle massive. Okay. Cos'è l'interazione debole? Ora lei quando nella realtà fisica che la circonda vede interazioni tra corpi, ok? Quindi io posso muovere questa sedia, spostarlo, delle forze, ok?
Ora, quello che fa la fisica delle particelle è ridurre tutte le interazioni tra corpi che noi osserviamo a quattro forze fondamentali, quattro interazioni fondamentali. La gravità, okay, che è la proprietà di due masse di attrarsi, semplicemente in virtù del fatto che è una massa gravitazionale. L'interazione elettromagnetica, ok, campi elettrici e magnetici si propagano. Un'interazione detta interazione nucleare forte, che è un tipo di interazione che ha un raggio d'azione estremamente... La gravità ha un raggio d'azione molto lungo, ok? Infatti due galassie sentono la gravità a distanze di megaparse. Stesso l'interazione elettromagnetica. Invece le altre due interazioni fondamentali noi non le sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, perché sono una estremamente intensa ma un raggio cortissimo, ed è la cosiddetta interazione nucleare forte, è quella che tiene protoni attaccati all'interno del nucleo. E poi c'è quest'altra interazione, che si sperimenta sempre tra particelle subatomiche, che è molto più debole delle altre interazioni, per esempio si chiama interazione debole, ma è sperimentata, è un tipo di forza che si esercita tra particelle subatomiche. In particolare ci sono alcune particelle, per esempio i neutrini, che interagiscono solo debolmente. Vuol dire che allora, tutte le particelle interagiscono gravitazionalmente, tutte. Nel modello standard si vede che certe particelle invece posseggono certe interazioni ma non altre. La particella interagisce solo debolmente, vuol dire che può interagire col resto del mondo che la circonda solo attraverso una forza di interazione che è estremamente debole, ok? E quindi la probabilità che interagisca è estremamente limitata. Quindi per esempio uno può sparare un neutrino e fargli attraversare tutta la superficie, tutto il volume terrestre, senza che questo riesca a essere deflesso o bloccato, perché questa interazione è debolissima. Quindi la risposta è che esistono quattro forze fondamentali in natura, due delle quali, diciamo, con due delle quali noi siamo abbastanza familiari, spiegano una enorme, praticamente tutti i fenomeni macroscopici che osserviamo, sono la gravità e l'elettromagnetismo. Ok? Cioè questa sedia sta insieme perché ci sono interazioni elettromagnetiche tra gli atomi che la compongono. Okay? Altre due che invece ci sono meno familiari perché si interagiscono, sono a livello soltanto microscopico subatomico. Una tiene insieme i protoni e i nuclei, per esempio, la forza nucleare forte. E l'altra è sempre la forza di natura subatomica, ma è molto molto meno forte, molto più debole delle altre, appunto per il nome di interazione debole. Per quanto riguarda la supersimmetria, è una proprietà una teoria, diciamo, che prevede un'ulteriore proprietà delle particelle subatomiche che associa a ogni particella nota, ok, un partner supersimmetrico, una particella non ancora osservata, che riflette in qualche modo attraverso la supersimmetria le proprietà della particella nota. Ed è una teoria molto interessante sia per la fisica delle particelle in sé che per le sue ricadute in cosmologia, perché le particelle supersimmetriche potrebbero essere proprio alcune di queste, potrebbero essere proprio quella materia oscura che noi vediamo. Non so se ho più o meno chiaro. Qualcuno ha altre domande, curiosità? Quando hai detto che nel plasma il picco della radiazione di fondo era dovuto a dei rumori, cioè come si è trasformato il rumore, cioè onde acustiche in un campo elettromagnetico, in microonde? Allora, attenzione, abbiamo delle onde acustiche in un plasma, cioè delle onde di compressione e radiazione. Sì. Quello che succede è che la radiazione è intrappolata nel plasma. Sono due cose diverse, è come se noi abbiamo una fotografia delle onde acustiche che c'erano nel plasma, cioè ne abbiamo. Questo plasma di barioni e radiazione, sì. Queste compressioni e rarefazioni. Ora i fotoni, cioè la radiazione elettromagnetica è intrappolata nel plasma, quindi nel momento in cui abbiamo una compressione, abbiamo un collasso dei barioni nelle zone sovradense, abbiamo che anche la radiazione ci deve cadere dentro, perché è intrappolata, ok? Interagisce con queste particelle di materia e quindi la radiazione tende a aumentare la sua intensità all'interno della zona sovradensa, non so se mi spiego. Quindi supponiamo che abbiamo un'onda acustica che si propaga. Dove c'è una zona di materia sovradensa, c'è anche una zona dove la radiazione ha più intensità. Ah, ok. Dove c'è una zona di materia sottodensa, abbiamo che la radiazione ha un po' meno intensità. Quindi poi la radiazione si propaga e quindi sappiamo che dove vediamo più intensità c'è una zona sovradensa, dove vediamo meno intensità c'è una zona sottodensa. Un po' più complicato, molto più complicato di così, ma più o meno, ok, l'idea è questa. E quindi noi vediamo una fotografia della compressione e della rarefazione. Okay, quindi come se avesse una fotografia dell'onda acustica che si stava propagando. Non è che trasformiamo il suono in radiazione, sì. È che la radiazione si va esattamente a distribuirsi riproducendo quelle che erano le onde di compressione e rarefazione che erano le onde acustiche all'interno del plasma, le riflette.
Sì, non ho capito. Okay. E quanto vasto era? Cioè, una compressione, di che volume di materia si parla? Di materia, di plasma? Le lunghezze d'onda tipica, le lunghezze d'onda tipiche, devo pensarci, allora siamo a, le vediamo sotto una scala di un grado, ok? Siamo a distanza di circa 15 megaparsec. Dovrebbe essere la distanza che ha percorso, è la distanza che ha percorso il suono, praticamente la scala tipica è la distanza che può percorrere il suono nel plasma dall'origine dell'universo oggi. Però mi devi prendere 300.000 km al secondo e moltiplicarli per 380.000 anni. E quella è la scala tipica di dimensioni della propagazione delle onde acustiche all'interno di questo plasma, la stessa propagazione dell'universo oggi. Quindi 300.000 km al secondo per un anno sono circa 3 per 10 alla 7 secondi, quindi 3 per 10 alla 5 per 3, 9 per 10 alla 12, 9 per 10 alla 12 km, potreste avere avuto il conto. Sì. Comunque almeno l'ordine di grandezza, circa, molto grande. Okay. Sì, no, stiamo parlando di scale cosmologiche, quindi siamo sui megaparsec. Ok? Siamo sui megaparsec. Comunque la scala tipica è la scala che può viaggiare il suono all'interno del plasma dall'origine dell'universo fino ad oggi. Questa è la scala tipica di queste. È proprio questa scala che ci dà la curvatura dell'universo. Perché noi sappiamo quanto il suono ha potuto viaggiare dall'inizio dell'origine dell'universo oggi. Questo ci dà la scala di queste regioni. E vediamo l'angolo sotto cui osserviamo questa scala. Sì. Mi sono persa sulla prima presentazione, la prima parte, okay. Quando hai spiegato il discorso dell'effetto Doppler, mm-hmm. Okay, sotto c'era una nota che diceva okay. Appunto che cioè, l'effetto Doppler l'avevi detto in senso un po' assoluto, perché comunque la velocità misurata da... come si chiama adesso? Ovviamente non può superare quella della luce. Cioè non ho capito bene la forma. Ah, la notizia che c'era sotto, ok, ho capito. Sì. Allora, l'effetto Doppler cinematico, quello che noi osserviamo, ok? Mettiamo una lampadina che emette una radiazione di un certo colore, ok? La mettiamo lì davanti e la facciamo allontanare da noi a grande velocità. Ora, cos'è l'effetto Doppler? Semplicemente la radiazione elettromagnetica ci colpisce. Immagina la radiazione è un'onda, ok? Quindi abbiamo un massimo e un minimo di intensità che sono spaziati a seconda della lunghezza d'onda. Siccome la sorgente si allontana, ci arrivano più spaziati, perché come se fossimo, c'è il mare, no? Ci arriva una cresta dell'onda, poi ci arriva la seconda cresta dell'onda, ma se la sorgente si allontana, la seconda cresta dell'onda ci arriva dopo. Quindi è come se artificialmente stessimo stirando la lunghezza di quest'onda e cambiando la frequenza. Quindi quello che noi osserviamo è una frequenza shiftata, spostata, e quindi cambia il colore, ok? Questo sarebbe l'effetto Doppler cinematico. Ora è chiaro che noi possiamo utilizzare questo effetto Doppler cinematico, cioè il cinematico dovuto al fatto che il plasma si sta muovendo, per andare a stimare la velocità della sorgente. Se noi sappiamo la lunghezza d'onda che ci dovrebbe colpire se la sorgente è ferma, misuriamo la lunghezza d'onda che invece effettivamente ci colpisce, facendo il rapporto, diciamo, tra le due lunghezze d'onda, possiamo calcolare che velocità la sorgente si sta allontanando da noi, calcolando lo spostamento verso il rosso. Okay? Questo se l'effetto fosse un effetto dovuto al fatto che c'è un oggetto che si sta allontanando. Erroneamente uno può pensare questa cosa, che la galassia si allontana. In realtà però è una cosa molto più delicata, perché è lo spazio-tempo che si sta espandendo, è una cosa un po' più complessa. Cioè, è un effetto leggermente diverso. Cioè, in questo caso si sta proprio espandendo lo spazio, l'universo si sta espandendo. Quindi questo effetto è dovuto al fatto che le lunghezze d'onda vengono stirate, perché la geometria dell'universo, immaginate proprio la geometria dell'universo è come quella di un piano che si sta stirando. L'effetto è dovuto più alla gravità che all'allontanamento della sorgente. È un po' difficile da spiegare se perché è un effetto relativistico. Faccio un altro esempio. Se uno ha una massa notevole, per esempio il Sole, una stella, eccetera, eccetera, uno fa partire luce da una massa, la luce deve attraversare un campo gravitazionale. Per uscire dal campo gravitazionale la luce perde energia, perché questa è una predizione della relatività generale, non posso farci molto. È come dire, se io tiro un sasso verso l'alto, questo perde energia perché il campo gravitazionale lo attrae. Okay? La relatività generale prevede che la stessa cosa succeda anche alla luce.
come il sasso che va verso l'altro allontanandosi dalla Terra perde energia, anche il fotone, la particella di luce, se vogliamo, che deve andare verso l'alto, perde energia. Perdere energia significa spostarsi verso le frequenze del rosso. Questo è come un effetto Doppler, ma è dovuto non alla velocità della sorgente, è dovuto alla presenza di una massa. Ha senso? Ok, allora la struttura dell'universo è dovuta alla presenza di massa nell'universo. E in effetti l'effetto Doppler che noi osserviamo è più vicino all'effetto Doppler dovuto alla gravità, all'azione della massa sul cosmo che cambia la geometria dello spazio-tempo, che non all'effetto Doppler cinematico dovuto a una sorgente che si allontana. Ok? Forse più o meno ha senso. E uno capisce che l'idea di usare il paragone con l'effetto Doppler di una sorgente che si allontana crolla, perché se noi andiamo a calcolarci lo spostamento verso il rosso delle galassie, utilizzando l'effetto Doppler standard, quello dell'ambulanza che si allontana da noi, troveremo che le galassie molto lontane si allontanano da noi a velocità maggiore di quella della luce. E non funziona così, ok? Ma perché? Perché la natura dell'effetto è diversa, è dovuta alla gravità. È dovuta alla gravità che cambia la geometria dell'universo, che stira le lunghezze della luce. Quindi così, non so fare. Va bene, se nessuno... una domanda che potrebbe essere banale, ma non so se sia più una domanda filosofica che prima del Big Bang. Non sempre prima del Big Bang, ma ci può essere stato un altro Big Bang da qualche altra parte? Da qualche altra parte, ok, sono interessante. Allora, quando si va a parlare di prima del Big Bang e da altra parte si entra appunto in speculazioni che sono di natura meno scientifica, più filosofica, perché la scienza vuol dire poter fare un esperimento e verificare le cose, no? Allora io posso verificare quello che è successo in questo universo e che posso misurare e osservare. Tuttavia, ovviamente, è abbastanza naturale la domanda: è questo l'unico universo? Ce ne sono altri? Oppure stiamo osservando una regione limitata dell'universo? Ci sono altre regioni? Oppure, va bene, l'universo tornato dentro fino a un istante iniziale, prima cosa c'era? Ok? Allora sono tre domande più o meno correlate, più o meno scorrelate, dipende da... A questo punto siamo nell'ambito della speculazione. Allora, proviamo a parlare un attimo prima del Big Bang, in questo universo, cosa è successo in questo universo prima del Big Bang. Allora, una speculazione possibile, diciamo, se noi ci fermiamo alla relatività generale e ai modelli di fisica ben noti, lo spazio, parliamo di spazio-tempo e di materia all'interno dello spazio-tempo. I nostri modelli ci dicono che c'è stato un tempo iniziale. Prima del tempo iniziale non esiste il tempo, quindi prima del Big Bang è una domanda che non ha senso, perché prima richiede il concetto di temporalità, che il tempo nasce col Big Bang, perché lo spazio-tempo nasce col Big Bang. Quindi se prendiamo un modello di questo tipo, diciamo semplicemente prima del Big Bang è una domanda logicamente okay, fallace, non funziona. Tuttavia è possibile fare modelli, è possibile costruire modelli che sono leggermente diversi dal Big Bang e che prevedono un universo di natura ciclica, per cui ho espansione, compressione, Big Bang, espansione, compressione, Big Bang, espansione, compressione, Big Bang, sono modelli ciclici dell'universo. Esistono, si possono anche testare con le osservazioni, c'è un po' di contrasto tra l'osservazione e la previsione di questi modelli, ma non sono assolutamente scartati, quindi in questi tipi di scenari avremo sì che ci sono infiniti Big Bang, nel senso che c'è appunto un modello ciclico, okay? Che è filosoficamente interessante. Altri modelli, e qui abbiamo un universo ciclico, altri modelli prevedono l'esistenza di multiversi, per cui noi siamo in uno, diciamo abbiamo una teoria iniziale, che è una, sono queste teorie e modelli si chiamano appunto di stringhe, okay? Che sono modelli teorici che sono costruiti per cercare di unificare, sono queste quattro forze fondamentali, e l'idea è che queste quattro forze fondamentali si sono separate a un certo punto, ma originariamente si dovrebbero unificare una forza sola che poi si è separata in diversi componenti. Il problema è che una di queste forze è la gravità, è descritta in termini di una teoria che si chiama relatività generale, altre tre forze sono descritte in termini di una teoria che si chiama modello standard e meccanica quantistica, non si riescono a unificare in modo consistente. Le stringhe tentano di fare questo lavoro. Questi modelli che tentano di fare questo lavoro prevedono anche, in modo piuttosto speculativo, l'esistenza di cosiddetto multiverso, cioè un universo per ogni stato iniziale della teoria, ce ne sono dell'ordine di 10 alla 500, okay? Si chiama il landscape, il panorama della teoria delle stringhe, e quindi ci sarebbe, avremo tanti universi, okay? Quindi noi stiamo osservando un universo.
di questi. E quindi in alcuni di questi universi abbiamo l'inflazione, abbiamo il Big Bang. Altri di questi universi che l'inflazione è una teoria che non è anche descritta. In altri universi abbiamo situazioni differenti. Questo tipo di modello tenta anche di rispondere alla c'è una questione, come dire, filosofica abbastanza annosa, che è quella di le condizioni affinché si generi la vita nell'universo sono estremamente delicate. Basta cambiare appena i parametri fisici e non si genera niente, allora è estremamente improbabile la generazione della vita in un certo senso. Ora però questi tipi di modelli di multiverso superano questo tipo di problematica con quello che si chiama principio antropico. Nel momento in cui noi abbiamo non un universo, ma abbiamo un multiverso composto da infinite possibilità, ci sarà sempre, anche se la probabilità di avere un universo in cui i parametri sono tutti settati in modo che si generi la vita, la probabilità è bassissima, ma se abbiamo quasi infiniti universi, almeno uno la genera. E ovviamente quello è l'universo in cui siamo qua a parlare, e quindi ci sembra così strano che sia così particolare, ma semplicemente perché noi non potevamo nascere in nessun altro tipo di universo. Questo si chiama principio antropico. Ok, quindi la risposta più o meno, molto rozzamente, alla sua domanda è: quando iniziamo a parlare di prima del Big Bang, di multiversi eccetera eccetera, siamo ai confini di quella che è la scienza sperimentale, almeno attualmente. Esistono differenti direzioni che prevedono o l'esistenza di multiversi, per cui il nostro è uno di infiniti universi, o l'esistenza di situazioni di universo ciclico in cui il Big Bang si ripete infinite volte, ma ripeto, siamo allo stadio di teorie e modelli altamente speculativi. Un altro discorso è che l'universo, quello che noi sappiamo, per quanto è enorme, 15 gigaparsec è enorme, ma è un volume finito. Se l'universo è infinitamente esteso in tutte le direzioni, potrebbe star facendo cose molto strane al di fuori di quello che vediamo noi. Quindi questa regione perfettamente omogenea e isotropa può essere solo, come dire, una regione all'interno di qualcosa di molto caotico e di molto più grande. E questo poi è un discorso che è legato a un'altra teoria, questa molto più verificabile, che è la cosiddetta teoria dell'inflazione primordiale. Ma questo entrerebbe in un altro titolo. Ci si perde. Ci si perde.